Posso salvare quando voglio? No, a quanto pare no. A parte che mi sono cacato addosso, ma... tornare strisciando la tua miserabilità. Sto cercando un punto d'accesso. Eccolo. Guardavo bene che... Guarda, non credo di fare in tempo a vincere io, eh. Devi nutrirti, lo so, ti prego, ti prego, ti prego. Ma io muoio. C'ero quasi. Vabbè, tanto non è che abbia fatto chissà quali progressi, nel senso. Giusto, la furia assassina, però. Via. Ottimo. No, amico, vieni qua. Mi piace come ci provino anche a gambe mozzate. Cazzo vuoi fare? Signor ragno, il muro, signor ragno.
Mi serve una. Allora, ecco. Ah no, ecco il punto debole. Muori, brutto figlio di puttana! Oh. Piano con quell'affare, inoltre a chi hai detto brutta? Excusez-moi, io non avevo intenzione di. Lascia perdere, vai subito al mausoleo della famiglia Termaine, lì sarai al sicuro. Non credo proprio. Vedi, qui sto messo bene. Ho tutte le armi che mi servono. Ed è solo questione di tempo prima che queste cose riescano a entrare. Io ce l'ho fatta, per esempio, ma se ti finiscono le munizioni. Beh, sai le tue ragioni, ma. Prendi la tua arma e vai. Il becchino è già lì. Al momento è il luogo più sicuro. Il becchino? Mio cognato Jean è vivo? Quest'uomo è orribile, cioè. Scusi i miei modi. Addio, mademoiselle. Aspetta un attimo, signor. Deputato Gorham, cher. Va bene, deputato Gorham. Come si sblocca questo affare? Oh, bien sûr. Mi dispiace davvero. Ben detto. Ora vado. A più tardi, mon cher. Come parli? Ok, risolto tutti i problemi. Va, che stile che abbiamo. Tutte le armi del mondo a nostra disposizione. E anche qualche problema cromosomico però ok. Salva la partita. Andiamo. Torre di studio in nido e torre sopravvissuti. Sì, poi il gioco cambia radicalmente. Me lo ricordo, ho fatto tipo una piccolissima. Cioè, c'è tutta questa zona e poi un altro gioco. Adoro il fatto che lei faccia tutte queste cose con i tacchi. Merda, ho sbagliato tasto. Predico il combattimento corpo a corpo, nel caso non si fosse capito. Però mi piace anche curarmi, quindi non prendiamo schiaffi. La porta è chiusa. Questa porta è chiusa, se non sbaglio, però questa è aperta. Ma questi così sono veramente bruttissimi, comunque. Ok, non so che cosa io debba farci qua, ma ok. Saliamo evitando ogni legge della fisica. E vedi. Non c'è più nessuno, ma mi si è buggato un attimo. Guarda che spunta un altro ragno.
Ok, che cosa devo fare? Non me lo ricordo. Non è invecchiato malissimissimo, certo, voglio dire, un remake, cazzo se lo giocherei, ma io giocherei, ma ragazzi, il remake l'importante che bisogna fare è Silent Hill. Allora, preoccupiamoci del remake di Silent Hill, poi il mondo videoludico si dedicherà a tutti gli altri, prima di tutto Silent Hill. Beh, un po' di problemi con le ombre. Ok. Non mi ricordo minimamente, ma poi minimamente cosa dovessi fare. Vediamo se ci sono punti deboli che possono sfuggire. No, porta chiusa. Porta chiusa. Qui se non sbaglio si esce dalla zona, una roba del genere. Oh mio Dio, io dovevo fare qualcosa con la macchina, non mi ricordo più. No, non mi muoio di merda. Occhio, non c'è nessun punto debole. Aspetta. Ho ottenuto un suono. A parte che non volevo fare questo, ma... Ho ottenuto un suono. Se lo faccio qui... E mi sono cagato addosso. Ok. Padova. I camini. Dovevo entrare dal camino. Sono stupido. Quello è il tizio che è in Hancock. No, non in Hancock. Questo è il tizio
che in una settimana da Dio si faceva usciva comunque da cui uscivano scimmie dal culo. E lui. Fai anche lo stronzo. Pregherai di poter tornare strisciando la tua miserabilità. Pensati che questo mito tu non lo usi più. Porta chiusa. Hai perso qualcuno? Nope. Nope. Tutto a posto. E tu chi sei? Non importa. Corri al mausoleo della famiglia Termeni il più in fretta possibile. Papà! Vai! Bello che ha ucciso solo il padre. Così a caso, va bene. Questo gioco è alquanto ignorante. Va bene, basta così. Fantastico. Se non sbaglio qua c'è un nido. Ecco a che cosa serviva l'altro. Quindi mi ricordavo bene. Sono Dio. Ciao, mi presento. Aspetta, avanti. Ah, non ce l'aveva l'auto. Era qua in zona. Sì, è diverso. Let's go. Ma 45 minuti, wow, questa parte di solito ne dura 20. Si trova nel sotterraneo alla gamba. Via. Prima che finisca. Meno male, meno male, meno male. Pregherai di poter tornare strisciando. Ok. Io sono veramente tanto curioso di vedere il film di Webold su questo gioco perché secondo me è un film di merda. Vabbè.
con un webball è come sparare sulla Croce Rossa. Molto spesso. Vai. Trova e distruggi il nido. Smettete di combattervi e venite tutti quanti a picchiarmi. Sì, giocando io sembra che avete tutti gli spaspi, perché sono fisso così. Sono un piacere da ascoltare i miei video proprio. Sott'acqua il figlio della merda, per poco. Grazie per l'assist. Come direbbe questa assist meravigliosa. Volevo colpire l'alto, però va bene così. Non va più di moda. Vai. L'attacco normale di livello 4 va bene, ma mi hai interrotto la piroetta, amico. Questo era l'ultimo. È tempo di tornare al cimitero per incontrare Luis. Ah, ok. Easy. No, alla fine credo che questo sia lato 1. Non ricordo. Mi piacciono i culi, però, nel senso. Quella è una rana. Dai culi a una rana è un attimo. È l'unico posto sicuro, cito. Non c'è più nessuno. Maledizione. È tempo di farla finita. Troverò quei bastardi e strapperò loro le zampe una a una. In questa edizione le si muovono meno le tette. Ogni volta che parlava nel vecchio Blood Rain si muovevano in continuazione. Ho proprio obbligato a fare il gesto. Va bene. Se la stava svegliando. Bene così, portami al tuo nido. Adesso parte un inseguimento alla Assassin's Creed, no? Il problema è che non lo trovo più. Ok, non posso sparargli. Presente, no, i coglioni. Bene, io sono tra quelli. Vai.
parte la botta è incredibile, ma non ho tempo per curarmi, devo inseguire un insetto. Però la vita non è d'accordo con me. Che cazzo fai? Mi piace il modo in cui ho schivato questa... Allora, sì, io sono più veloce di te, però c'è un problema. Let's go. Santa Vergine, cos'è quello? Santa Vergine da un vampiro. È solo un modo per scoprirlo. Che poi, se vogliamo voglio essere più bene così, probabilmente era un bug grafico, ma c'era dell'acqua della barca. Ma... Ah, sono qua fuori gli uccellini, minchia. Pensavo fosse là. Vabbè. Doctor, c'è sotto un cannone. Attenzione, volgarità. Esamina l'aura. No, vado a mangiare. Ok, ci siamo. Dopo la... Dopo una pausa che per voi non è durata niente, però io... Per me è durata quasi due ore. Bloodrain. Esamina l'aura. Ha un'aura potentissima. Dove siete, amici? Tu vieni qua. Bello che non sono manco un fan di Dragon Ball, però ok. Oh cazzo, me la ricordo sta parte. Ci avevo messo un anno, ma non lo batterò mai. Spoiler, è un boss. Non l'avreste mai detto. A te che lì c'è gente con cui non voglio interagire. C'è un discreto quanto interessante problema con le ombre. Ora, quando sbucavano gli... Per risvegliare la madre degli inferi. O la madre è una fumatrice o qualcuno è appena stato qui. La madre è una fumatrice, beh, mi pare ovvio. C'è qualcuno? Sì, a quanto pare. Uccidi la regina. Dio mio, io non ce la farò mai. Aspetta. So come fare. Devo utilizzare un sacco questa. Dai, su. Lo so che devono nutrirmi. Aspetta. Ma posso nutrirmi anche mentre... Ah, allora potevo spostarmi da quella zona. Ma vaffanculo, va. Vai, muori stronzo. O stronza, perché immagino tu sia una lei, ecco.
Merda. Merda, merda, merda. Vieni qua. Ma non è giusto. Ma non è giusto. Non è giusto. Io sto proseguendo bene. Che palle.